Non so se si sente perché c'è parecchio brusio in aula. Questo consigliera ha ragione, io chiedo un pochino di silenzio. Avere un tono di voce alto. Mi trovo velocemente, volevo intervenire in discussione generale perché rispetto alla mia presentazione della delibera in cui ho invitato ovviamente le opposizioni a condividere, così come abbiamo sempre fatto in commissione, i lavori sui piani di zona, mi sembra invece, da come sta andando avanti la discussione, che le opposizioni abbiano assunto, diciamo, una posizione rispetto a questa delibera abbastanza non in sintonia con la proposta, mettendo in evidenza alcune criticità. Allora voglio innanzitutto sgomberare il campo dal fatto che la commissione urbanistica non viene depauperata di nessuna competenza e che comunque continuerà ad occuparsi dei temi di cui si è fin qui occupata. Inoltre ci tengo a ribadire che il nostro regolamento prevede la possibilità da parte dei consiglieri di presentare delibere di iniziativa consiliare, così come fate anche voi da forze di opposizioni, e che non mi sembra che quando presentate delle vostre delibere per dare una vostra linea le condividiate con la maggioranza. Quindi non c'è scritto da nessuna parte che la maggioranza del Consiglio non possa presentare atti che per lei ritiene fondamentali e importanti, se poi in aula c'è la condivisione sui contenuti. Quindi io inviterei tutti a restare più sui contenuti anziché di fare una sterile opposizione, mi permetto di dirlo. Ci aspettavamo che comunque la condivisione avvenisse qui al momento del voto. Quindi mi dispiace anche quanto detto dal consigliere Figliomeni in precedenza, dicendo che la necessità di questa commissione dipende dal fatto che la commissione urbanistica allora non ha portato avanti un buon lavoro e si ritiene di doverne fare un'altra. Sono i fatti che smentiscono la sua dichiarazione, in quanto penso che in questi mesi la commissione urbanistica sul tema abbia invece prodotto dei risultati notevoli, come dicevo prima, mai raggiunti da amministrazioni precedenti. Mi avrebbe fatto piacere quindi che gli interventi delle opposizioni fossero stati interventi costruttivi di condivisione di un tema, piuttosto che andare a cercare il pelo dell'uovo o creare pigliarsi a dei cavilli per creare un po' di scompiglio in aula, quando credo che invece responsabilmente le opposizioni avrebbero dovuto accettare la proposta fatta da questa maggioranza e votarla senza fare troppe discussioni inutili. Grazie. A lei.